52 pullman già consegnati, a cui si aggiungeranno altri 50 pullman entro dicembre di quest'anno, ed è parte dell'acquisto di 950 pullman che complessivamente stiamo facendo nella regione per un importo di 250 milioni di euro. Arriveremo entro l'anno prossimo a sostituire 1000 pullman per tutte le aziende del territorio. Questi pullman ovviamente la regione li distribuirà alle aziende provinciali per garantire un servizio adeguato per i pendolari. Un lavoro enorme, un investimento gigantesco che serve fra l'altro, oltre che a migliorare lo standard di viaggio per i pendolari, a garantire condizioni di sicurezza, c'è videosorveglianza in ogni pullman, servirà anche a garantire lavoro alle fabbriche di pullman, oltre che di treni nella nostra regione che altrimenti entrerebbero in crisi. Dunque veramente un risultato straordinario. Una giornata straordinaria, come diceva lei, per il trasporto pubblico, che viene il giorno dopo un'altra giornata importante perché c'è la svolta per l'aeroporto di Salerno. C'è la svolta, ovviamente i decreti non sono ancora operativi perché sono all'attenzione della Corte dei Conti, appena avremo il visto della Corte dei Conti saranno operativi. La svolta è stata determinata da una cosa molto semplice, dall'accordo fatto dalla Regione con Capodichino e con l'aeroporto Salerno Costa Amalfi, con uno scambio di quote di partecipazione che hanno consentito di costituire il sistema aeroportuale campano. Se non ci fosse stato il sistema aeroportuale campano avremmo fatto soltanto chiacchiere. Cosa significa? Significa che la gestione dei due aeroporti sarà in capo all'aeroporto di Capodichino, che ha dimostrato una efficienza in questi anni davvero eccezionale. Questo garantirà ovviamente di fare i lavori di prolungamento della pista per i quali aspettiamo da anni. La Regione farà un ulteriore investimento di 100 milioni di euro per il prolungamento della metropolitana di Salerno fino all'aeroporto e di 50 milioni di euro per la viabilità intorno all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. L'obiettivo che abbiamo è di avere, al termine dell'allungamento delle piste, nell'arco di 3-5 anni, 3 milioni e mezzo di viaggiatori. 3 milioni e mezzo di viaggiatori in una realtà come la provincia di Salerno significa la rivoluzione economica. Rivoluzione economica anche per la Campania. Sapete che Capodichino non può espandersi oltre i 10 milioni di viaggiatori perché è un aeroporto collocato in piena zona urbana. Per ragioni di sicurezza non può andare oltre, dunque è un vantaggio anche per Capodichino. L'obiettivo è di arrivare complessivamente fra i due aeroporti a un numero di viaggiatori di 17 milioni e mezzo. Cioè cominciamo ad avere un sistema aeroportuale di livello superiore. L'obiettivo occupazionale più 8.000 posti di lavoro, l'obiettivo economico più 150 milioni di euro di prodotto interno lordo che cresce nella regione Campania. Stiamo facendo quelle svolte strutturali che cambiano il volto dei territori, delle regioni e dei comuni. Signor Sindaco Vincenzo Napoli, la città di Salerno un ulteriore passo avanti con questo arrivo di 52 nuovi autobus qui a Salerno. Sì, naturalmente è una ventata di ossigeno per le aziende del trasporto. Bus Italia avrà un'aliquota già da subito di 10 pullman, altri ne verranno. È un'iniziativa formidabile della Regione Campania che sta rinnovando radicalmente la flotta e credo che coniugando questo insieme ai lavori sugli assi stradali e quant'altro potrà servire sicuramente al miglioramento della circolazione. Consideri che noi a Salerno abbiamo anche un lavoro sulla metropolitana che è stata finanziata fino all'aeroporto di Salerno Ponte Cagnano, che finalmente ha visto la firma da tanto tempo sognata da parte del governo attuale, che colpevolmente ha ritardato le cose, e quindi la metropolitana, il sistema dei trasporti urbani, il piano urbano del traffico dell'assessore De Maio che dibatteremo nei prossimi giorni, credo che si è immessa una logica di razionalizzazione in tutto questo. Ecco, quindi un passo ulteriore in avanti per una città che, come Salerno, che sta crescendo sempre più. Lo speriamo veramente.